è cambiato nel senso di essere e fare sistema come paese. Imprese, ambasciate che rappresentano non solo le potenzialità del paese, ma un paese che guarda al mondo dal punto di vista economico, che ha una vocazione all'export rilevante, la seconda manifattura d'Europa e una dimensione determinante nel fare sistema insieme. Un'attività di relazione determinante che ci fa italiani nel mondo con le ambasciate che diventano le nostre avanguardie nel presentare il sistema Italia in ogni paese. Siamo particolarmente orgogliosi del lavoro che si fa con la diplomazia economica del paese e che ci aiuta a costruire un'idea e un'immagine del paese all'altezza della seconda manifattura d'Europa. Lo facciamo come sistema, in chiave associativa, come Confindustria, nelle missioni che realizziamo, con cui chiaramente le ambasciate sono partner determinanti, lo facciamo anche nelle missioni più particolari con i singoli ambasciatori e con la Farnesina in senso lato. Un sistema paese che inizia ad avere la consapevolezza che all'estero si presenta l'Italia, l'Italia compatta, l'Italia unita, l'Italia della industria che quando entra in gioco gusto, equilibrio, armonia, design, tecnologia, entra in gioco l'Italia, e in questo gli ambasciatori e gli imprenditori, come dire, in seconda linea diventano i rappresentanti, come dire, di un sistema paese che fa invidia al mondo.